a Non Stop News su RTL 102.5, condotto da Barbara Sala, Enrico Galletti e Stefano Mannucci. Abbiamo un ospite fisso, il nostro editorialista delle 7 del mattino per la rassegna stampa, Davide Giacalone. Buongiorno Davide. Buongiorno, praticamente un inquilino abusivo, eccoci qua. Un inquilino non abusivo, paghi la tua parte di fitto e noi siamo contenti così. Senti Davide, allora sì, il paese scalpita tutti sulla porta di casa per la fine di questo lockdown, ma occorrerà molta, molta sensatezza da parte di tutti, istituzioni e cittadini, perché questa fase 2 non sia ancora più ricca dei rischi che già sono stati preventivati. Prendiamo spunto da un paio di quotidiani per capire le riaperture, il piano che secondo il Corriere della Sera è alle viste, le misure dal 4 maggio, passeggiate anche distanti da casa, corse, accesso ai parchi, chi vive al mare può fare il bagno, appello di Conte agli italiani verso la normalità, ma ci aspettiamo ancora sacrifici. Ma la Repubblica ha un'intervista al Premier di Maurizio Molinari, il neo direttore di Repubblica, e di Stefano Cappellini. Conte, le scuole aperte già a settembre, impossibile liberi tutti dal 4 maggio, non siamo nelle condizioni di ripristinare il pieno movimento, dice il Presidente del Consiglio, prezzi calmierati sulle mascherine, impegno contro la burocrazia per accelerare gli aiuti nelle aziende. Davide. Eccoci, dunque, appunto il titolo di testa del Corriere della Sera, riaperture, ecco il piano. Ci ho perso anche un po' di tempo, sia come diciamo cittadino e quindi diciamo per sapere che cosa devo fare o non posso fare, sia cioè, per cercare di essere utile a voi, appunto, da inquilino semi-abusivo. Diciamo, adesso prendo qualche appunto, vediamo se riusciamo a spiegare cosa si può fare o non si può fare. Fatica sprecata! Perché se il Corriere della Sera dice riaperture ecco il piano, il Presidente del Consiglio rilascia un'intervista a Repubblica, tra le altre cose dice testualmente: annunceremo questo nuovo piano al più tardi all'inizio della prossima settimana, eccetera eccetera. Vuol dire che il piano non c'è, quindi ecco il piano era, diciamo così, un'illusione, una speranza. Diciamo, annunceremo questo nuovo piano al più tardi all'inizio della prossima settimana. Poche righe dopo lo stesso Presidente del Consiglio dice, tra virgolette, nel rispetto di queste condizioni rigorose potranno riaprire già la settimana prossima, passando però eccetera eccetera, e credo che ci sia un po' di confusione. Ci vorrà molto buonsenso, ma il buonsenso ce lo deve mettere anche chi governa, e credo che un po' di stanchezza cominci a farsi spazio, anche perché vedevo che tra le cose che mi ero appuntato il Corriere della Sera, fenomenale, era quello che chi abita al mare, vicino al mare, può fare il bagno, che è una considerazione di una profondità straordinaria, specialmente parlando del mare. La stessa cosa si trova sul Messaggero, quindi qualcuno nelle stanze del governo deve aver fatto traparare questo profondo pensiero: chi abita vicino al mare può fare il bagno. Naturalmente tutti in trepida attesa del decreto attuativo per sapere esattamente cosa significa chi abita vicino al mare, che lo vede il mare, ma in quel caso potrebbe essere lontano, che lo sente, che la salsedine ne aggredisce le persiane, che possa andarci a piedi in un tempo non superiore a quanti minuti. Sarà una cosa molto interessante. Allora, cerchiamo di essere persone serie. Occorre riaprire. E occorre riaprire con ragionevolezza. Quando si è chiuso, noi qui in Italia, per primi in Europa, ma insomma quelli che hanno chiuso nel mondo, si è chiuso per evitare l'infarto delle strutture sanitarie. Siamo nelle condizioni di gestire i contagi? Perché è evidente che in qualsiasi momento si riaprirà, il numero dei contagi crescerà. Ma questo è poco, ma sicuro. Quando si riapre, si crescono i contagi. Chiusi non si può stare. Siamo nelle condizioni, questo deve dire il governo, e questo è il punto. Il resto se lo può risparmiare, perché la Repubblica, l'intervista alla Repubblica, le scuole aperte già a settembre. Già a settembre? Cioè pensava di rimandare anche l'anno prossimo. Forse, diciamo così, una moratoria del silenzio aiuterebbe molto a, diciamo, conservare un po' di credibilità nelle parole di chi governa. Riprendiamo dalla prima del Corriere una fotonotizia che davvero è molto intensa. Mattarella, 25 aprile con la mascherina, questo è il titolo, all'altare della patria. Ieri da solo il Presidente della Repubblica ha ricordato la festa della liberazione, poi in un messaggio ha detto: rinasceremo oggi come allora. Nelle pagine interne del Corriere si parla di economia, di liquidità, di lavoro, imprese, commerciali,
commercianti dipendenti e i soldi che non arrivano. A lato ci sono due voci, la voce di una cuoca di un asilo comunale che dice i 600 euro al mese ancora non li ho visti, avrò meno di chi lavorava in nero, e poi il gestore di un bar che parla e dice un prestito, la banca ha detto no, ora mi servono aiuti però da non restituire. Davide. Ed è questo il dramma, vedete, è questo il dramma. Purtroppo quel decreto lì, lo avevamo visto appena uscito, era troppo macchinoso, e con l'idea di spostare, l'idea non era sbagliata, di spostare un po' di responsabilità sulla banca, si è evitato la copertura totale al 100% da parte dello Stato, la garanzia. Capisco cosa ha spinto a questo, per carità è apprezzabile, però tu puoi prendere questo genere di precauzioni quando hai in mano una macchina molto ben funzionante, hai un'amministrazione fiscale che conosce i suoi clienti, i suoi polli, per cui insomma in qualche modo gli evasori fiscali sa dove sono quelli che truccano i conti, e quando metti giù delle norme che sono molto semplici da attuare. Quando vivi nel mondo opposto, in un universo opposto, l'amministrazione fiscale non conosce i suoi polli, il tuo decreto è macchinoso quanto non mai, e allora devi cercare in una situazione di emergenza di sopperire da quello che dicevamo, che proponevamo noi, con una garanzia al 100%, in modo tale che tutto arrivi molto velocemente. Quando tutto si strozza, porca miseria, e abbiamo sulla testa una liquidità fornita dalla Banca Centrale Europea enorme e non riesce ad arrivare giù, cioè non riesce ad arrivare dove deve essere finalizzata, dove la Banca Centrale Europea l'ha finalizzato, perché quando hanno messo a disposizione quella liquidità hanno detto con questa roba non ci si pagano né i premi ai bancari né i dividendi agli azionisti delle banche, come dire, sono tutti soldi che devono andare alle imprese, al sistema produttivo, alle famiglie, non riescono ad arrivare. Cosa succede quando non riescono ad arrivare? Che poi mano a mano che l'asfissia continua, e poi arrivi al punto che quello dice sì, ma adesso non mi serve più nemmeno che me li presti, perché non sono più in grado di immaginare come ti restituisco, quindi mi devi dare il fondo perduto, cioè dei soldi che non torneranno mai indietro. È un disastro, così veramente si crea un problema grosso. Allora, posto che siamo arrivati a questa condizione, non bisogna innamorarsi dell'emergenza e della condizione in cui viviamo, anzi bisogna detestare, io la detesto fisicamente la condizione in cui siamo finiti. Non bisogna quindi continuare a ragionare di aiuti, soldi perché se no non ce la si fa, bisogna ricominciare a ragionare di muoversi, di produzione, di come faccio a creare ricchezza. Dice ma ci sono delle persone che sono rimaste indietro, ci sono interi strati che ci hanno fatto male, molto male, però bisogna soccorrerli, certamente. C'è un pezzo d'Italia che ha funzionato, funziona, è ammirevole peraltro, oltretutto, che è il volontariato, che sono le gruppi sociali, che sono quelli che nei quartieri si sono messi a distribuire alimentari a chi è rimasto indietro. Con quelli bisogna lavorare, perché se continui a ragionare, a perdere tempo, a ragionare di aiuti economici che poi non sei neanche in grado di consegnare, alla fine di questa storia avrai disertificato il tessuto sociale, che invece ha bisogno di libertà, ha bisogno anche di iniziativa e di responsabilità personale, non vi piace privata, personale. Purtroppo il perdersi dietro quello che noi chiamiamo burocrazia in realtà è la sfiducia nei confronti delle persone che ti circondano, la sfiducia nei confronti degli italiani impoverisce. Davide Giacalone, tra poco torniamo con te a commentare insieme alcune notizie. Leggiamo soltanto il titolo del Sole 24 Ore, visto che poi ripartiremo proprio da qui. Si parla di fisco, accertamenti e cartelle sospesi fino al 30 di settembre. Poi la fase 2 via libera subito ai piccoli cantieri di scuole e ospedali. Come detto, ripartiamo dal Sole 24 Ore, uno sguardo anche all'aspetto economico di questa particolare fase che tutto il mondo sta vivendo. Parliamo di risparmiatori e BTP. Davide Giacalone. Gli italiani sono patrimonialmente molto ricchi, siamo fra i più ricchi, forse siamo i più ricchi d'Europa, e comunque c'è molto risparmio naturalmente anche in giro per il resto d'Europa, e si continua a ragionare. Oggi c'è un articolo del professore Minenna, e ieri c'era un'interessante intervista al presidente di amministratore delegato di Banca Intesa Messina, sulla possibilità di utilizzare, l'opportunità di utilizzare questa enorme
capacità di risparmio degli italiani per investire nel debito pubblico italiano, cioè portare questo risparmio sul debito pubblico italiano in modo da abbassarlo. Un intento lodevole, ma non sono d'accordo, intanto perché i risparmiatori italiani, meglio ricordarsene, hanno molto guadagnato da una parte dall'euro e dall'altra dalla globalizzazione, cioè dal poter investire in giro per il mondo, magari non direttamente, non personalmente, ma per il tramite di operatori finanziari che fanno questo di mestiere. Adesso dice, riportate i risparmi qua e dateli allo Stato in modo tale che possa tenere sotto a bada il debito pubblico. No, facciamo così. Io porterei volentieri i risparmi a essere investiti su prodotti italiani. Non è che sono state esportazioni di capitali. Si può investire in Italia su azioni, su fondi che hanno radicamento in altre parti del mondo. Volentieri penso che debbano essere portati all'Italia, al settore produttivo però. Lo Stato deve smetterla di alimentare il debito pubblico e bisogna smetterla di pensare che il problema dell'alimentazione del debito pubblico è riuscire a trovare altro risparmio degli italiani da dedicare al debito pubblico. No, va fermato. Certo, adesso in questo momento stiamo vivendo la stagione in cui deve crescere, ma passerà. Non bisogna attrezzarsi per farlo crescere anche in futuro, bisogna attrezzarsi per farlo diminuire in futuro. E per farlo diminuire in futuro c'è un solo modo per tenere in equilibrio un debito molto alto: è avere una crescita adeguata. E la crescita non te la dà lo Stato. La crescita, la ricchezza non te la dà lo Stato, te la dà i produttori, i lavoratori, le famiglie, i consumatori. Questo dà la ricchezza. Portali lì i soldi. Vedo che lo sport è tutto per portarli dall'altra parte e questo purtroppo sarà un problema. Davide, passiamo al giornale che è ricco di polemiche nella sua prima pagina. Ce n'è una che riguarda anche Guccini, che ha cambiato il testo di Bella Ciao, partigiano porta via la destra. Questo è il nuovo testo del cantante emiliano. Poi però c'è un'altra polemica innescata da Nicola Porro: l'orgoglio nazionale, la Maserati e la scelta straniera di Mattarella. La Maserati ha un'antica consuetudine con il Quirinale, la quattro ruote Maserati, ma il presidente viaggia in Audi, o sbaglio? Non c'è dubbio. Guccini dimentica che c'era un pezzo della Resistenza, cioè dei partigiani che erano di destra. Vabbè, ma insomma, c'è sempre questa storia letta. Interessantissima questa cosa, si presta a molte riflessioni di Nicola Porro sul fatto che ieri il Presidente della Repubblica, mentre il 2 giugno era andato all'Altare della Patria a bordo di una Maserati, ieri c'è andato nella solitudine di quella foto che prima Enrico ricordava e che è molto suggestiva, c'è andato con una Audi. Allora dice Nicola Porro: io non sono per l'autarchia, e ha perfettamente ragione, anche perché con l'autarchia abbiamo finito apposta appunto il 25 aprile del 45, era il trigone fascista. Albione Rapace sanziona Storbace quando si dice noi siamo autarchici, col risultato che manco il caffè si poteva bere, era diciamo una specie di estratto di cicoria. Quindi siamo contro l'autarchia, siamo per dentro una Audi. Tenete presente che c'è un sacco di roba italiana, quindi quando tu vedi passare un Audi, una Mercedes, una BMW, non è che è roba tedesca completamente, c'è una grande componentistica italiana, e questo Nicola Porro correttamente lo ricorda. E la terza cosa che ricorda correttamente è che la Maserati stessa, insomma, ha una proprietà un po' diluita nelle piazze finanziarie, cioè sostenere che si chiama in italiano, ma insomma è un po' composita la composizione del capitale. Detto ciò, però, sostiene Nicola Porro, è un fatto di simboli, e il giorno della liberazione sarebbe stato bello che fosse a bordo di una auto italiana. Ecco, su questo non concordo con Porro, è un fatto di simboli, ha ragione, e il giorno della liberazione sarebbe stato bello, come è stato bello vederlo andare con una auto tedesca. Perché l'Italia il 25 aprile del 45 non si liberò da solo. Il 25 aprile del 45, una data simbolica naturalmente, che ha alle spalle la guerra, lo sbarco, eccetera, eccetera, fu una grande operazione internazionale. Fu una grande operazione internazionale. E i nemici, il torto, eravamo noi e i tedeschi. E non dico i tedeschi e noi, dico noi e i tedeschi, perché noi italiani ci arrivavamo prima dalla parte del torto, eh? Cioè Mussolini ci è arrivato prima di Hitler dalla parte del torto. Quindi forse nel ricordare quel giorno, questa data simbolica, la scelta, non so se quella dell'Audi sia stata una scelta o perché quella mattina era pulita una macchina anziché un'altra, o c'era la benzina anziché. Però credo che simbolicamente sia stata una circostanza fortunata.
Davide, torniamo un attimo nelle pagine interne del Corriere, andiamo a Londra perché il titolo che ne fa il Corriere è questo: l'uomo di Boris Johnson tra i saggi antivirus li ha condizionati, punto di domanda. C'è il comitato antivirus, lo chiama il Corriere, composto da membri dall'identità segreta, i loro pareri sono confidenziali e tra queste persone c'è anche il super consigliere appunto di Boris Johnson. Oh, super consigliere, non so che sia la responsabilità sua o di altri. Il Regno Unito è uno dei paesi che è riuscito a sbagliare di più in assoluto in circolazione, compresa la beffa fortunatamente risoltasi nel migliore dei modi del presidente, del loro capo del governo, che disse puntiamo all'immunità di gregge e poi si ritrovò fra le pecorelle contagiate e fu salvato, la vita fu salvata da personale medico e da infermieri non inglesi, cioè immigrati, che secondo la dottrina della Brexit, che lui così duramente ha sostenuto, non sarebbero dovuti essere lì, quindi figuriamoci un po', che è un capolavoro straordinario. Però il tema che pone quel pezzo è questa notizia che viene naturalmente dal Regno Unito, cioè del consigliere politico strategico, della comunicazione del capo del governo che prende parte al lavoro degli esperti, che sarebbero dei medici, degli epidemiologi, immagino, roba di questo tipo, tra l'altro l'identità è segreta, quindi chissà perché. Perché prende parte a questa riunione? Beh, lì il problema è questo: quando si usano questi comitati degli esperti, riguarda anche l'Italia naturalmente, ci sono due possibilità. Una è, guardate, io so governare, o almeno ci provo, conosco alcune materie, magari sono esperto in diritto anziché di economia, però non so niente, io non lo so manco cos'è un virus. Mi dite cos'è un virus, mi dite come funziona un virus, così me lo fate capire e quando io sono riuscito a capirlo prenderò delle decisioni. Quindi il comitato degli esperti serve a istruirmi. E questa è una versione. L'altra versione è, io non so che devo fare in questa situazione, facciamo sì, faccio un comitato degli esperti e così la responsabilità la scarico da quella parte. Però siccome il comitato degli esperti non vorrei che prendesse troppo piede e finisce col governare al posto mio, ci metto il mio uomo che li condiziona. Ecco, questa è la formula magica del commettere errori e devo dire che nel Regno Unito l'hanno beccata in pieno. Davide Giacalone, più tardi andremo nel Regno Unito, faremo un giro del mondo e andremo anche in Inghilterra per capire un po' com'è la situazione, più in chiave scuola e gestione familiare che altro. Per il momento grazie, ti ritroveremo dopo all'indignato speciale. In pochi secondi di cosa parlerete questa mattina? Indovina, una cosa nuova, diciamo, che nessuno avrebbe mai immaginato, cioè appunto a che punto siamo arrivati e come riapriamo. La settimana prossima dovrebbe cominciare a essere quella delle riaperture, ci arriviamo un po' col caos. Uno dei temi che affronteremo è proprio questo: l'Italia è stata, gli italiani sono stati disciplinatissimi in questa stagione, abbiamo stupito noi stessi. Ecco, adesso cerchiamo di non rovinare tutto con una, diciamo, uscita dall'emergenza disordinata e caotica. Ci ritroviamo lì alle 9, grazie Davide, a dopo. A più tardi e buona radio a tutti.